Ciao, sono Coco! Oggi sono venuta nel laboratorio di ristauratore Luca Cimino! Buongiorno! Buongiorno! Ma prima di tutto sei genovese? Eh? Io sono nato a Genova, però le mie origini non sono proprio genovesi. Però nato a Genova. Io sono mezzo siciliano e mezzo genovese. Ah, allora genovese. Genovese. Anche tu sei genovese. Certo, cianin cianin. Cianin cianin. Oggi vogliamo vedere, vogliamo sapere di mobili antichi. Non solo superficiale, anche come lavora, attrezzi, cosa usa, come possiamo mantenere bene i mobili. Perfetto. Cioè, maestro, ascoltiamo bene. Sono a vostra completa disposizione. Prego. Dentro il restauratore c'è sia un falegname sia un decoratore, quindi queste due figure qua sono fondamentali per poter creare la figura del restauratore. Questi qua sono degli attrezzi di falegnameria, quindi la falegnameria è una parte importante, no? Quelli lì sono pigmenti, cioè dei colori naturali che servono per le finiture, quindi magari per fare una laccatura, per fare un ritocco. Tanto. Alla fine del 600, del secolo XVII, i legni esotici cominciano a essere importati in Europa, quindi non solo in Italia, dalle colonie d'oltremare. Allora devi avere anche questo materiale. Sì, bisogna avere anche questo materiale qua per poter restaurare, perché ogni tanto capita che in un mobile vada perduto qualche pezzettino di legno di rosa o di palissandro. Per esempio è molto affascinante il legno di rosa. Rosa? La rosa, sì. Nelle zone tropicali, principalmente quindi in Centro America e Sud America, la pianta della rosa cresce, grazie alle particolari condizioni climatiche, cresce fino a sviluppare proprio un tronco. E quindi da pianta si trasforma in albero. Questo qui è palissandro. Anche questo orientale, Africa. È brasiliano. Brasiliano? Questo qua è brasiliano, palissandro rio si chiama, perché è scuro. Poi c'è anche il palissandro indiano, invece, che è bianco, molto più chiaro. E comunque è sempre la stessa pianta, ecco, che in luoghi diversi sviluppa delle caratteristiche particolari. Quanto vecchio? Non è di ieri ho fatto? Questo l'ho comprato circa 20 anni fa. 20 anni fa? Sì, più o meno, sì. E poi tieni per il futuro? Sì. Appena comprato non puoi usare, perché è troppo giovane? Meglio di no, perché è troppo giovane, ha un contenuto di acqua nelle cellule che è eccessivo e quindi bisogna lasciarlo stagionare. C'erano anticamente i falegnami, gli ebanisti del 600 e del 700, si tramandavano il lavoro da padre in figlio. E che cosa facevano? Il padre incamerava, metteva via tanto legname, lo teneva da parte e poi lo utilizzava il figlio. Quindi lo lasciavano stagionare naturalmente per una ventina d'anni. Allora bisogna papà sempre, non può cominciare, giusto? C'è sempre bisogno di un papà. Oh no! Di cirmolo, è una conifera che viene dall'Italia del nord-est e che è un legno che non è particolarmente bello, ma si presta molto per essere intagliato, quindi per fare dei lavori di scultura. Capito. Perché è molto tenero, allora... Si sembra molto leggero anche. Sì. Ma adesso tu ancora compri per
25 anni dopo? Sì, 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 io ancora compro delle tavole ogni tanto e le tengo lì. E poi è stagionale. E poi sì, le lascio stagionare. Che lavoro! 700, che cosa succede? Genova era una potenza navale, commerciale. Quindi c'era un'aristocrazia che aveva sviluppato il commercio accumulando grandi ricchezze. E quindi questa aristocrazia desiderava edificare delle abitazioni con decorazioni molto importanti e un arredamento da parata ispirato proprio al lusso. Più lusso ebanisti... significa con oro? Oro? Usa anche, tanto oro? Anche con l'oro. La foglia d'oro, eccola qua. Questo qua è proprio oro 20-23 carati. È sottilissima. Oh, vedi? Sì, vedo. Si taglia con il coltello. E poi decorazione di... Decorazioni con stucchi, ori. Ah. Non è semplice. No, non è semplice. Non è semplice, quindi mobili genovesi non sono semplici. Non sono semplici, sono... Volevano fare vedere ricchezza. Volevano esibire la loro ricchezza, la loro potenza. Mm-hmm. Anche se non la esibivano, diciamo, per strada, però le loro case dovevano essere molto, molto ricche. Poi, paradossalmente, non vivevano in queste grandi dimore lussuose, vivevano magari in dei mezzanini più piccoli, arredati più... Semplice, eh? Più semi, in modo più semplice, esatto. Per cosa? Cosa serviva? Tenevano queste dimore importanti, queste abitazioni lussuose, le tenevano per la rappresentanza. Ah, perché rovina se usa? Sì, anche un po', sì, si rovina un po', sì, sì, quindi... Non voleva usare. Non volevano usarle, però se magari arrivava un emissario del re di Francia, lo ricevevano. Ah, okay. E anche tutto il sistema dei rolli, dei palazzi dei rolli, era stato proprio elaborato per questioni di rappresentanza. Ok, allora a Genova esistono mobili semplici e poi mobili russi. Esatto. Ok, esatto, perché io avevo capito, quello russi sapevo, quindi sempre trovo i miei mobili genovesi sono molto ricchi. Sì. Invece esistono anche questo semplice. Sì, 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 ci sono anche mobili più semplici, in legno veloce, massiccio, quindi con poche decorazioni. Ok. Interessante. Mobili in ciliegio. Per l'uso quotidiano, diciamo, ecco. Ma ciliegio è semplice? Ciliegio è un legno abbastanza semplice. E cos'è il materiale più non semplice, ricco? I materiali, diciamo, più ricchi sono quelli di cui parlavamo prima e che vi ho mostrato, come il palissandro, il legno di rosa. Quindi estero? Sì, che perché io pensavo made in Italy più importante, quindi i legni esotici a un certo punto durante il 600 e il 700 hanno cominciato a essere importati in modo massiccio perché erano più belli, più diversi, era la novità, esatto, sì. Capito. I legni erano tagliati in modo molto sottile. Questo? Sì, sì, esatto. Ci guardavo quello. Per poter usare meno possibile. Un paio di un millimetro e mezzo, due millimetri, in modo tale che costruivano il mobile con, diciamo, dei fusti in legno povero. Mm-hmm. Le casse, le cosiddette casse. E poi li rivestivano con delle lastronature di legno nobile. Quindi anche ricchi non potevano usare tutto tero quello legno importante. Sì, estero. esatto. Okay. Disponendolo anche in modo geometrico, facendo delle tarsie, quindi dei disegni con il legno, usando diversi tipi di legno, quindi con diversi colori. Capito. In modo tale da creare dei manufatti artistici. Ah, vedo, è difficile restaurare, no? Se tolgo sì, questo, sì, come sì, fai? Sì. Segreto? Ci vuole molta pazienza. La manutenzione di un mobile è una cosa un po' più importante di quello che si pensi. Il mobile bisogna utilizzare la cera vergine. La cera vergine, adesso ti faccio vedere. Questa qui è cera vergine d'api. Api? Sì. Questo qui è un prodotto delle api.
Ok. Ha un profumo di api? Molto intenso. Lo senti? Non ti piace molto? Ah, però quello di colore di pittura è possibile? No? No. Scusa, no. Scusa, no. È un po' sentito di accademia. Ah, perché? Sì, beh, sì, perché il diluente della cera è la trementina. Trementina? Sì, l'acquaraggio, la trementina. Ah, acquaraggio, sì, sì, sì. Ok. Quindi forse tu hai riconosciuto. Sì, io mi ho conosciuto di accademia, quindi. Esatto, esatto. Ok. Questo quindi è testo naturale? Sì, sì, è completamente naturale, la fanno le api. Mm. Poi bisogna mischiare anche delle altre resine, però principalmente cera vergine. Hai fatto tu oppure sì, posso sì, comprare così? No, la faccio io questa qua. Ah. Sì, allora noi cosa possiamo fare? Vengo a comprare da te o... Vieni a comprare da te. No, la ricetta della cera è un segreto che si tramanda da maestro ad allievo, quindi... Ah, ok. Quindi questo... Mi spiace, ma non la posso rivelare. Ok. No, allora pulire i mobili è cosa una professionale, lavoro di professionale, quindi dobbiamo portare da Luca. No, se si tratta di spolverarlo, si utilizza un po' di cera in un panno e l'umidità della cera che cosa fa? Cattura la polvere e in più ingrassa il legno, quindi lo protegge ulteriormente. Se invece un mobile antico si trova in una condizione tale per cui necessita di essere restaurato perché la patina è danneggiata, perché ci sono delle riparazioni da fare, perché sono tanti anni che non viene mantenuto, allora bisogna chiamare il restauratore. E tipo Luca. Sapone che utilizzare dei saponi, dei detergenti da domestici perché contengono l'ammoniaca e l'ammoniaca ammoniaca zero. Sì. Capito. Danneggia l'ucidatura dei mobili. Mi ricordo. I mobili antichi hanno bisogno di una manutenzione molto semplice in realtà, quando si tratta di manutenzione domestica. Bisogna soprattutto fare attenzione a evitare il sapone, acqua. L'acqua. Neanche acqua? Sì, no, assolutamente no. E i detergenti, soprattutto i detergenti che io chiamo gli spruzzini, perché contengono l'ammoniaca e l'ammoniaca danneggia un po' la lucidatura dei mobili antichi. La cosa migliore è quella di utilizzare della cera vergine in un... in una piccola pezza di cotone. Quello che dobbiamo portare da Luca. Non si vende il mercato. Non si vende, non si vende. No. E questa informazione è tutto qui. Ho scritto tutto qui. Quindi quando ho bisogno di restauro di mobili, chiama qua. Va bene? Io sarò. Tu hai Instagram, Facebook o qualcosa? Ho sia Instagram che Facebook. Ok, sì. Allora qua, informazione tutto qui. Poi, se ti è piaciuto questo video, metti pollice su e iscriviti al mio canale. Continuo di fare video di Genova, quindi oggi è Luca Cimino. Cimino. E poi continuo di fare più artigiano, mi è piaciuto molto. Quindi anche un po' di gelato, un po' di cibo, fashion e poi artigiano. Iscriviti al mio canale di Coco Genova. Io sono già iscritto. Sì. Bravo. Ciao. Ciao.